signore e signori, buonasera. Questo concerto l'abbiamo ideato io e Stefano in onore della mamma Luciana. Quindi l'abbiamo scelto di lirica, perché è amante della lirica. Io per fare questo concerto mi sono avvalso del mio amico Graziano Polidori. Chi è Graziano Polidori? Graziano Polidori è un cantante che ha studiato prima a Lucca Alboccherini, poi è andato alla Scala a studiare, ha fatto un concorso, è entrato dentro, quindi vuol dire che era bravo. Dopo ha cominciato la carriera, ha cantato in 36 nazioni, dato il mondo, per 30 anni. È stato insegnante alla cattedra di canto di Livorno e ha fatto numerosi allievi che ora girano il mondo, tipo Cavallezzi, Viviani e altri, che cantano in tutti i teatri del mondo. Quindi un uomo di grande esperienza, un uomo di talento e anche un bravo organizzatore. Io ve lo presento e lui vi presenterà il programma e gli artisti di questa sera. Graziano, se vieni. Buonasera. Avrebbe dovuto darci un saggio della sua bravura, ma purtroppo il tempo, sentirete che anche nell'esprimersi a voce non canta canto. Reduce da bronchite discreta, di quelle prese toste, come si prendono ora, si prendono proprio piene. Sì, che dicevo, come ha detto l'amico Bertolani, musicista e compositore, oggi è un pomeriggio basato musicalmente sulla lirica. Ho pensato di fare piacere a molti di voi di inserire in questo programma delle canzoni napoletane famose, canzoni che hanno fatto il giro del mondo, cantate addirittura in tutte le lingue possibili e immaginabili. Basti pensare a Cuore Ingrato, a Non ti scordar di me e poi alla fine credo il pezzo più famoso, credo la canzone o il pezzo musicale più famoso nel mondo, O Sole Mio. Pensate che un anno con l'Arena di Verona facevo Tosca a Pechino con tutti gli statisti importanti della Cina, in un teatro enorme che era l'inaugurazione, dirigeva Nello Santi e l'orchestra, in segno di omaggio a questi statisti cinesi, ha suonato l'inno di Mameli. Questi statisti cinesi, tutti seduti fermi così. Finisce il pezzo, applausetto, perché nessuno conosce l'inno di Mameli, i cinesi. L'orchestra ha cominciato a suonare O Sole Mio e tutti questi statisti, vestiti di nero con quelle facce che non c'è una smorfia nulla, tutti sull'attenti così, hanno pensato che l'inno nazionale italiano fosse O Sole Mio. Questo è successo a Pechino. E il concerto di oggi, abbiamo voluto omaggiare questo signore che è un pianista, compositore, musicista e anche eccellente accordatore di pianoforti, professione che sta scomparendo in maniera netta, perché questo signore quando in un pianoforte lo accorda, manca un pezzettino o si schianta una corda, va nella sua officina privata e rattoppa la situazione facendo lui quel pezzettino, un po' alla vecchia maniera, perché presto queste cose finiranno in maniera molto veloce. Sicché spero che i vostri pianoforti godano salute e non si rompano. Dicevo, il concerto di oggi, omaggiando il maestro Giuseppe Bertolani, inizia con una sua composizione dal titolo O Dolce Madre, è un'aria, alla vecchia maniera che veniva musicato il testo dal compositore, un po' come faceva Tosti, prendeva una poesia o uno scritto da qualche romanzo e venivano le arie da salotto cosiddette, come siamo un pochino oggi, qui sembra di essere un pochino nell'epoca passata dove le persone che potevano nei gran palazzi, nei castelli, c'era sempre un segnale di cultura ogni settimana e oggi mi sembra di essere in una di quelle situazioni, sicché benvenuti e buon ascolto da parte mia.
E in breve, per dirvi un attimino, Giuseppe Bertolani, qui accanto a me, studiò al Conservatorio Boccherini di Lucca composizione e clarinetto e si diploma in quel Conservatorio di Lucca. A quei tempi si chiamava Istituto Musicale Pareggiato, ora da qualche mese è Conservatorio Luigi Boccherini. Ecco, finisce gli studi di composizione al Cherubini di Firenze e negli anni 60, pensate, collabora con i migliori cantanti di musica leggera, guadagnando tanti soldi. A quell'epoca sì. Per esempio con Jimmy Fontana, la Iva Zanicchi, la Gigliola Cinquetti, pensate, lavorava per la RCA, questa come pianista, questa casa discografica. Poi fonda una scuola di musica a Poggibonsi ed è insegnante alle scuole medie. Forma eccellenti allievi che tuttora lavorano e insegnano nei conservatori di Firenze, Siena, Pistoia e Livorno. E addirittura pianisti che in questo momento collaborano come maestri di sala al Maggio Fiorentino. Svolge anche l'accordatore, come ho detto prima, di accordatore di pianoforti, ad alto livello, per esempio al Festival Pucciniano, nei teatri di Livorno, al Verdi di Pisa, al Giglio di Lucca, e addirittura ha collaborato, accordando i pianoforti, al Summer Festival di Lucca, che ha preso un'importanza enorme, per me no, ma per molti sì, con Elton John addirittura, Liza Minnelli e Bacharach. E come compositore ha scritto per tutti gli strumenti, violino, violoncello, contrabbasso, clarinetto, flauto, eccetera, sia concerti che sonate per pianoforte. Difatti poi dopo, nella seconda parte, ascolterete un notturno sempre di Bertolani. E ora vi presentiamo di Ernesto De Curtis, Non ti scordar di me, una delle più celebri canzoni del passato. Chi non ha più vent'anni come me, senz'altro si ricorda queste musiche, interpretata dal tenore Claudio Sassetti. Thank you.
passiamo all'opera con un grande compositore dove le sue melodie hanno dominato, credo, il mondo, Giacomo Puccini, che nasce a Lucca in via di Poggio e non a Torre del Lago, come a volte si sente dire in televisione, purtroppo, ahimè, nasce a Lucca in via di Poggio nel 1858 e morirà a Bruxelles a soli 66 anni nel 1924. Ora vi facciamo ascoltare un'aria famosa d'opera dalla Tosca di Giacomo Puccini, Vissi d'arte, il soprano Sara Guidi. Sentite voi, ma è bella, meno male, perché loro sono abituati a un pochino più, no? Però qui è una cosa un po' diversa, ripeto, è come essere veramente come una volta nei salotti di questi bei palazzi, vedo tantissimi oggetti bellissimi, complimenti a tutti e all'ambiente per come è stato curato, carissimo Stefano. Cioè, ora abbiamo in programma la seconda aria di Giuseppe Bertolani dal titolo Viver l'amore, e è interpretata da Katia Catassi, soprano.
Dalla Tosca di Giacomo Puccini, il tenore Claudio Sassetti vi presenta E lucevan le stelle. Bravo.
rimaniamo sempre in tema con Giacomo Puccini e con quest'aria dalla Bohème, donde lieta uscì, termina la prima parte. Così chi vuol fare la sigaretta oppure ha bisogno del bagno o di ogni cosa. Che donde lieta dalla Bohème di Giacomo Puccini, cantata dal soprano Sara Guidi. Grazie.